Ciao a tutti, cinefili non, siamo qua stasera per parlare insieme, siamo in una live insieme ad ospiti, quindi una nuova Mad Rock Live, tra un po' li vedrete e chiacchiereremo stasera sui film disturbanti, quindi tutti quei come titoli... suggerisce lo sfondo, esatto, che è un po' disagiato. Toni Colletti in Hereditary era perfetta come nostro sfondo e niente, quindi parleremo di questi titoli, faremo ovviamente tanti nomi che potranno anche essere consigli poi di recupero per tutti voi che guardate questo video sia in diretta o se lo state recuperando. Vi ricordo, mi raccomando, se venite in diretta fateci commenti che noi li leggiamo e se invece lo state recuperando in un secondo momento scrivete qui sotto nei commenti quello che volete a tema che poi rispondiamo per iscritto. Quindi tutti quei titoli che hanno creato disagio fisico, psicologico, sia di film che serie TV. Quindi direi che possiamo mandare una brevissima sigla come sempre e poi iniziamo. Vai. Eccoci tornati. Quindi niente, vedo già che qualcuno si sta collegando, quindi benvenuti, ripeto, benvenuti. Benvenuti, buona serata, buona domenica sera. Mi raccomando, scrivete i vostri titoli, quello che vi piace a tema, che vi ha disturbato, non è che tanto vi piace, cioè, in realtà che vi ha dato fastidio, che siano bei film, brutti, non ha importanza, è la sensazione in questa sera che farà da padrona alla live, quindi mi raccomando. Sì, perché in realtà sono titoli che magari non rivedresti volentieri, perché io per esatto. Esempio farò dei titoli che non è che dico ah che bello oggi mi rivedo questo film o questa serie TV, esatto. Cioè, io per esempio uno in assoluto che farò, che è il mio disturbante per eccellenza, abbiamo fatto anche la live dei registi poco tempo fa, ma non credo che lo rivedrò tante volte nella vita, o comunque è un film da studio che è grandioso ma è veramente disturbante, comunque ci arriveremo. Quindi facciamo io direi entrare... che, esatto, facciamo entrare i nostri ospiti intanto. Allora, eccola, Erika, ciao, benvenuta. Erika, ciao. Roberta, eccola qui, ciao. Buonasera. E Alessandro, ecco. Ciao, benvenuti. Ciao, grazie. Innanzitutto grazie di essere qui tutti per chiacchierare insieme. Grazie a voi. Grazie. Ok, allora, niente, iniziamo. Intanto salutiamo, ciao Miki e ciao Jack, ciao, che sì. Sono super affezionati. Loro sempre sul pezzo. E ciao a tutti anche quelli che ci sono, che arrivano. Allora, diciamo intanto da dove è partita questa idea. È partita vedendo l'ultimo film di Nanni Moretti, Il Sol dell'Avvenire, che praticamente vede una sequenza in cui lui, diciamo, senza fare dilungarmi troppo, ma ferma un set cinematografico col suo solito, diciamo, ironia e sarcasmo, perché è troppo violento e ferma questo set, un set diciamo alla Michael Bay, dove la violenza è molto intrattenimento, non diciamo creata per disturbare ma per fare intrattenimento. C'è una sequenza lunghissima dove lui appunto dibatte su questa cosa, facendo anche esempi di film che hanno scene invece molto magari lunghe ma che l'intento di quelle scene è proprio disturbare lo spettatore. Invece oggi spesso si usa la violenza, lo sparo di una persona piuttosto che l'esplosione, quant'altro, le morti in scena, diciamo, come semplice intrattenimento, che quasi lo spettatore scivolano come una scena a pranzo. E allora da questo ci è venuta questa idea di fare una live parlando di quei titoli che ci hanno disturbato veramente. Quindi, sì, perché è stato un concorso di cose. Sì, perché nel senso quello misto, cioè è capitato un po' tutto insieme, perché quello misto all'uscita del nuovo film di Ari Aster, che adesso appena si nomina Ari, esatto, Aster, è disturbante. Cioè lui è... com'è il film di Ari Aster? È disturbante. E quindi ha coniato questo aggettivo. E poi è uscita pure una news che adesso, cioè, vi leggo pure qualche commento che è uscito sui social, perché hanno messo sul catalogo Netflix questo film del 2009 che è Splash, che non so se qualcuno di voi ha visto, un film di fantascienza con Adrien Brody appunto di qualche annetto fa, che ovviamente quando ritornano nel catalogo di Netflix sono tipo prime visioni, perché chi non l'ha visto all'epoca così lo buttano nella mischia.
e si è creato un tormentone perché tanti utenti hanno scritto sui social che praticamente c'era uno che ha scritto: questo film mi ha fatto ammalare fisicamente, un altro che ha scritto: ho visto Splice e non mi sono mai sentito così disturbato in vita mia, e hanno praticamente buttato giù su Netflix il fatto perché avesse messo questo titolo traumatizzante, che è stato etichettato così nel catalogo. E quindi da qui, appunto, perché per chi non lo sapesse, c'è una, in questo film è una coppia di scienziati, insomma, che fanno esperimenti in laboratorio, giocherellano un po' col DNA e creano questa creatura che, se riesco, ve la faccio anche vedere, visto che non avete visto il film, così ci cominciamo a creare un po' di disagio qui in compagnia. Io l'ho appena recuperata, Letizia, e ho capito subito cosa facevi riferimento. Da sola. Sei subito sul pezzo che crea questo disagio. Si crea questa creatura che praticamente invecchia molto più velocemente degli umani e quindi comunque di suo è proprio come design è un pochino disagiante ed è prodotto da Guillermo del Toro il film, quindi insomma è lui sai che di solito ci mette anche della poesia lui nel disturbo, però le creature mostruose però se fanno un po', cioè questa come l'hanno conciata Purella un po' un pochino sì. D'effetto fa, insomma, e quindi questo è il primo, insomma, si è creata questa cosa, ma non credo che Netflix abbia tolto, appunto, visto che tu l'hai recuperato da poco, cioè Alessandro, quindi l'ha tenuto lì nel catalogo tranquillamente, anzi hanno fatto pure pubblicità praticamente, sì, sì. Cioè... allora, quindi, insomma, questo... oltre a questo, dopo citeremo magari più avanti nella live anche una. Dopo Avatar 2 era venuta fuori una notizia un po' diversa da questa che stiamo parlando, ma sempre di disagio, anche molto serio. Avevamo anche fatto un video della depressione post Avatar, e quindi insomma, dopo va bene, ne parleremo. Se no introduciamo tutto adesso. Io direi di buttarci a fare intanto titoli. Voi intanto vedo che iniziate a scrivere, dopo leggiamo. E vorrei esordire io con quello che per eccellenza mi disturba più di tutti, ho anche il DVD qui, che è, vado senza fare troppe sorprese, è Salò o le 120 giornate di Sodoma di Pierpaolo Pasolini. Abbiamo fatto la live dei registi poco tempo fa, quindi recuperatela qua sul canale, film del 75 che... Già, a parte dettava legge sul tema, ma per tutte le ovviamente critiche sociali che ci sono, il disturbo proprio visivo, io faccio veramente fatica a vederlo, e ancora oggi, perché appunto l'ho rivisto poco tempo fa per la live, veramente per quello che, oltre a quello che vedi, che è già potente, anche quello che suggerisce mentalmente e come riflessioni sociali, quindi... È sicuramente il titolo che mi disturba di più in quanto a disturbo psicofisico. Sì. Vai uno e poi iniziamo a fare la carrellata e vi sbizzarrete voi. Ecco, io volevo dire intanto come premessa, visto che mi hai dato l'assist, cioè nel senso che a me per esempio disturba, siccome vabbè, pure per lavoro magari sono abituata veramente a vedere qualsiasi cosa, non mi disturba più il fatto del sangue o del magari l'horror, diciamo, splatter o cose del genere, ma per me, cioè a me colpiscono delle tematiche molto psicologiche, cioè nel senso, non so, la violenza sessuale quando è troppo esplicita, per dire, troppo forte, mi disagia, ecco, in alcuni film che è proprio... specifica, troppo specifica, oppure anche il cannibalismo in sé, proprio l'idea, cioè anche se non mi fanno vedere assolutamente niente, l'idea mi crea disagio. Quindi cioè, stai per dire Bones and All nei tuoi film, praticamente. So che Roberta è d'accordo. Tra gli ultimi. Poi sì, c'è una serie di titoli, però adesso lascio un attimo, faccio la padrona di casa, quindi lascio prima gli ospiti, ho fatto questa riflessione e poi dico i titoli dopo. Quindi vai, andate voi prima, cioè nel senso chi vuole, intanto si io ho detto Bones and All di Guadagnino, che l'ho recuperato da poco, perché curiosissima che era uscito appunto a Venezia, non ero riuscito a vederlo, che ne parlavano bene. Poi sono andata a vedere e ho detto, ma avevamo bisogno di questo film? Anche perché all'inizio ho detto, vabbè, tutto normale, quando vedo poi quello mangiarsi, ho detto no. perché non fatica a finirlo veramente,
E guarda, realtà, sono d'accordo con te, mi introduco, perché tra l'altro ci aspettiamo, perché anch'io avrei detto Bones and All, quindi mi riaggancio, però sono a un livello superiore, il tuo ho fatto fatica a finirlo, è diventato il mio, mi sono impedito di andare oltre i primi 25 minuti, cioè dopo 25 minuti non è resistito, io non ce l'ho fatta, finiamo questo, finiamolo, e non lo vedrò mai più, perché sinceramente non... No. Io voglio collegarmi a una cosa che ha detto Roberta, giusta, che secondo me potremmo usare come domanda conclusiva della live, e voi però in chat iniziate a rispondere. Tu hai detto giustamente, ne avevamo bisogno, quindi è questo il punto poi che ci ha mosso anche Nanni Moretti, cioè se questa violenza, che vabbè in Bones and All poi c'è anche qualcosa di più dietro, ma diciamo anche quella più di intrattenimento, ce n'è bisogno di film così che creano violenza solo per intrattenere? Però non la rispondiamo adesso, facciamo che chiudiamo la live con quello, come summa di tutto. Sì, quello è proprio per tirare esatto. Le somme, però in realtà sì, più che altro perché Bones and All secondo me è proprio il senso di voracità, cioè perché loro proprio è un continuo, cioè nel senso io l'ho trovato pure un po' ripetitivo, perché in realtà è tutto focalizzato su quello, ma si ripete sempre la sceneggiatura tipo in continuazione, non è che c'è uno sviluppo grande di loro come personaggi o della loro relazione, ma colpiscono, mangiano, cioè nel senso è proprio una sorta di... Sì, molti ci hanno visto la metafora di tante cose, però in realtà come è resa, proprio messa in scena... Ecco, uno rimane soltanto un po' disgustato, secondo me, da tutto il mondo. Sì, forse è quello. Io poi, senza dare la risposta che Lorenzo giustamente vuole tenere giustamente per il finale, io mi sono bloccato, ma più che altro perché solitamente tento anch'io di andare oltre, perché mi interessa comunque vedere il percorso e tutto il resto, cioè dove vuole arrivare il film, diciamo, a prescindere da quello che sto provando io in quel momento. Però in quel momento mi sono detto proprio che cioè l'impianto del film voleva, secondo me, vertere sul andarli a caratterizzare come personaggi in questa sorta di contesto, tra virgolette, fantasy, in cui c'è questa sorta di specie, se non ho capito male, che loro erano una specie separata e che per n ragioni doveva farlo. E mi sono subito, ho fatto una quadra della mia emotività in quel momento e mi sono detto... Io, a prescindere, non riuscirei a empatizzare con quei personaggi, perché quello che vedo va totalmente in contrasto con la mia natura di persona. Cioè, proprio è una cosa viscerale. E se il film mi chiede di empatizzare con i protagonisti anche un minimo per capire poi il loro percorso, io purtroppo non riesco ad andare oltre. Nell'horror invece magari è un po' diverso, perché quando si usa il cannibalismo non viene utilizzata come chiave empatica, cioè solitamente è qualcosa solitamente per scioccarti e da combattere, tra virgolette. Lì invece era proprio un qualcosa che si doveva inserire per forza nel tuo rapporto con i protagonisti, e dici: io non riesco a patteggiare con questa cosa, quindi sicuramente non riuscirò a arrivare dove il film vuole portarmi, quindi mi tolgo da questo, per una volta mi tolgo da questa prova. Io più che altro mi chiedo, ma Guadagnino, cioè, come gli è venuto in mente? Svegliato? No, infatti è un film che si discosta tantissimo dai suoi film, dai suoi lavori precedenti, cioè non c'entra proprio niente. Io aggiungo che io e Letizia l'abbiamo visto a Venezia dopo colazione, la mattina. La mattina, lo so, le ho fregato. Madonna. È una cosa impegnativa, una cosa impegnativa. Molto. Io il film non l'ho visto, credo che non lo vedrò dopo quello. Non ti abbiamo fatto una bella pubblicità. No, no. Però mi viene in mente, in base a quello che avete detto, un po' i film di Macete. Non so se avete presente. Sì. Ok, cioè il primo Macete aveva comunque un suo perché, ma gli altri due poi alla fine era violenza allo stato puro, senza una trama, cioè era morte, sangue, schizzi di sangue, ma senza poi arrivare ad una quadra finale, cioè uccido la gente perché così, probabilmente la gente si aspetta questo dal film e quindi io questo faccio a caso, totalmente a caso. Sì, perché sai, forse come diceva Alessandro, secondo me c'è dei film che te lo aspetti. Ecco, magari se uno va a vedere un film di Tarantino piuttosto che di Robert Rodriguez, sai che è un po' quel contenuto, cioè ci sta, no? E però è un po' tipo goliardico, cioè nel senso è una cosa un pochino, cioè a chi piace ovviamente,
è un po' più di intrattenimento puro così. Invece in questi film qui magari non te l'aspetti, quindi è un po' più, tipo, oddio, adesso stavo su una frequenza diversa e invece magari ti aspetti molto... di vedere la storia d'amore, per dire, cioè... Infatti, tornando sul discorso di Guadagnino, infatti io ho letto che c'era di mezzo il discorso della metafora, tra l'altro alla domanda ma come ti è venuto in mente, secondo me la risposta è wow che ti è venuto in mente, ma cavolo, a un certo punto devi dire, perché da un certo punto la metafora è davvero geniale, cioè se voleva davvero dire quello, arrivare però a riuscire a mettere in piedi un film del genere, cioè chiedere allo spettatore di fare quel tipo di sforzo, forse è la classica metafora che dici, bene, ti viene in mente, forse è meglio che la lascio lì, perché a un certo punto forse diventa davvero una richiesta, però alla fine, tanto di cappello, perché comunque anche il cinema è fatto di limiti, che è come arte, ti chiede di sperimentare a volte, di provare ad andare un tantino oltre, lui sì, certo. Diciamo che ce l'ha fatta. Ma intanto ringrazio tutti quelli che stanno scrivendo i commenti, vi ricordo sì. Che li leggiamo tutti, promesso. Sì, li leggiamo, grazie. Però intanto. Io m'aggancio, sì, poi... Vai. No, dico, poi volevo sapere il titolo di Erika, disturbante, però siccome mi aggancio a questa cosa del cannibalismo, che già cioè, che stiamo nel mood, come horror, tenendo da parte appunto io per esempio Green Inferno piuttosto che Cannibal Holocaust, che sono un po' cose, però appunto lasciamo da parte perché sono horror, quindi magari sono più, hanno proprio quel fine, diciamo. A me una cosa che non mi sarei mai aspettata, perché ripeto, io veramente vedo di tutto e non sono un tipo che si impressiona normalmente, cioè nel senso che pure un horror per inquietarmi ce ne vuole, e non lo faccio per fare la figa, però insomma, è così. E no, infatti mi ha stupito che, non so se voi avete visto Dahmer, la serie. Sì. E, allora io non so perché di giù, cioè io ci ho avuto un rapporto con questa serie un pochino inquietante, perché sono partita e ho detto, beh, sarà il thriller, così insomma un po'. Mi sono fermata, infatti ho detto pure a Lorenzo, perché c'è una cosa strana, che veramente mi veniva una sorta di nausea, non tanto per quello che uno vedeva, ma il pensiero che una persona reale, cioè che potevi incontrare al supermercato o comunque nella quotidianità, avesse fatto delle cose del genere. Cioè proprio mi sentivo male quando gli dicevano al padre quello che suo figlio aveva fatto. Cioè, quindi mi ha creato proprio veramente, tipo, ogni volta che vedevo un episodio era un trauma, quindi l'ho dovuta fermare. E, sei arrivata alla fine. Guarda, no, ho visto i primi tre episodi. Ti capisco perfettamente, perché ci ho messo probabilmente tipo 2 mesi a vederla tutta. E io ho visto i primi 3 episodi, mi sono fermata per mesi, pochi giorni fa ho visto il quarto e il quarto e mezzo. Devo dire che dal quinto è un pochino più soft, perché diciamo che tu sai già un po' l'iter, cioè quello che succede, e si comincia un pochino più a concentrare magari sul dopo, oppure sui rapporti col padre e cose così. Quindi un po' ti aspetti un po' quello che succede e sei più curioso magari di vedere che cosa è successo poi nella realtà, come è andata a finire. Però veramente è stata tipo una sofferenza che vi dovevo fermare, proprio anche un episodio unico, cioè mettevo in pausa e magari andavo a farmi un caffè, una cosa, cioè, un attimo per prendere un po' di respiro. Cioè. Che è stranissimo, che tra l'altro penso sia, almeno è stata una serie così vociferata, che comunque c'era del disagio in giro nel mese in cui è uscita, perché comunque un po' tutti ne parlavano, e più o meno il tuo effetto, Leti, l'ho sperimentato con molte persone con cui ne ho parlato. Io ho avuto un effetto invece clamorosamente strano. Tra l'altro rispondo a Jack in chat, che sì, giustamente faceva un commento sul mio sfondo disturbante, e ha totalmente ragione, ma in realtà voglio dire che non sono orologi, sono semplicemente le foto dei miei viaggi insieme alla mia ragazza, quindi non ci sono, nonostante tutto sono un fan del distruggere orologi, quindi comunque devo dire che qualcosa l'hai, non so come, intuito. E detto ciò, Dahmer a me ha fatto un effetto invece che sicuramente ha a che fare col disturbante, e ha comunque a che fare col tema di cui vi parlavo prima, ovvero il patto con lo spettatore, cioè quello che chiedi, il rapporto che vuoi creare con lo spettatore. E Dahmer era stranissimo quello che tentava di fare, ovvero creare questo patto cioè questo rapporto con lo spettatore, in cui comunque allo spettatore gli si chiedeva di empatizzare con il suo percorso, comunque di vittima di se stesso quasi. Ed era quello un altro grande, una grande cosa che ti veniva messa dentro. Da un lato c'era qualcosa che ti spingeva da un certo punto a dirgli poverino, aveva evidentemente dei problemi, e la società non è stata in grado di creare uno scudo intorno a lui che non gli
permettesse di diventare quel mostro, dall'altro invece le mostruosità che ti metteva di fronte, che ti ripugnavano, e quindi eri in mezzo. E però quella io sono riuscito a finirla, e tra l'altro l'ho divorata cioè velocemente, perché, e ti dico anche, è una serie di quelle che mi riguarderei, perché mi ha fatto è riuscita a farmi andare oltre la chiave del disgusto, ed è riuscita a farmi realmente empatizzare con lui. Alla fine sono arrivato tra il disgustato e il poverino, per me ha vinto il poverino, e penso sia un piccolo miracolo, secondo me, a livello registico, quando riesce a fare un'operazione del genere partendo da un soggetto così totalmente borderline. Quindi, non lo so, è un effetto che probabilmente ha avuto solo io questo. No, però è comunque interessante, nel senso, andando avanti, riuscendo ad andare avanti piano piano, ti entrano in gioco anche altre cose, perché adesso, ecco, verso la metà si focalizza anche sul fatto del razzismo di quei tempi, no? Che comunque sì, il bianco, magari il giudice passava soprattutto, mentre, perché comunque le vittime erano appunto immigrati, afroamericani, cinesi e quant'altro, e quindi c'è tutto questo sottotesto anche di quell'epoca lì. E però anche pure il rapporto, non so, con questa nonna che sapeva e non sapeva, la famiglia che dice: che ci fai con mamma questo, mia, sei matto, cioè, nel senso, esatto, cioè, o te lo metti, cioè, lo metti tranquillo, andare a vita da solo, e poi quello che succede succede, cioè, quindi tutte queste dinamiche di anche impotenza un po' di chi sta intorno, perché metti che c'hai comunque uno in famiglia così, non è di, entra in gioco quel conflitto dell'amore contro appunto comunque la giustizia, il senso del dovere di fare qualcosa per evitare il peggio, quindi è interessante questa chiave di lettura, che soprattutto poi con queste serie, poi quando torneremo appunto a riflessione, diceva Lorenzo alla fine, si esplode sempre la polemica, perché fare la serie sul serial killer che poi è diseducativo e questo e quell'altro, quindi queste serie sono quelle proprio top. Tra parentesi, hanno annunciato da pochi giorni la seconda stagione, sarà Mostri, cioè seguirà una coppia di ragazzi, cioè due fratelli che anni fa hanno ucciso i propri genitori, quindi quella sarà la seconda stagione. Comunque, no, io volevo collegarmi un attimo, perché mi è così venuto in mente un titolo che non avrei citato stasera, ma che, collegandomi al fatto che diceva Alessandro la società che non sopporta una persona, mi viene da pensare, non lo definirei un film in generale disturbante, ma a livello di empatia anche Joker, per esempio, nella prima parte, dove lui appunto cerca di guarire da questi disturbi che ha, ma la società non lo supporta. Ecco, a volte ti fa scaturire questo, come altri titoli, anche un disagio che non è sempre disgusto, ma a volte il disagio può essere quella sensazione di una persona indifesa, di una persona che non viene supportata e che tu ti trovi a empatizzare, perché dici: vorrei non succedesse. Quella sensazione, non so se voi la provate, io la provo in dei film, e credo sia anche difficile a livello registico e di scrittura da far provare allo spettatore, perché non è così semplice metterla in scena e crearti quell'empatia. Sì, non è scriptabile, purtroppo, è una cosa che devi riuscire a mettere, è un'alchimia che va creata, è vero. Esatto. Volevo sapere come ha fatto ad arrivare alla fine, poi se c'è qualche trucco di Dahmer. In realtà non lo so, tipo, se mi ricordo bene, distoglievo lo sguardo in certe scene. Ok. Beh, ovvio, certo, vabbè, adesso allora vado io, perché andrò completamente dalla parte opposta rispetto a quella in cui siete andati voi. Io parto da un preambolo, ovvero ho cercato nella mia lista di film e serie TV viste negli anni quelle che mi hanno disturbato basandomi su le mie esperienze. Ovvero, per esempio, io non ho mai provato il cannibalismo, non ho mai fatto la cannibala. Grazie al cielo, non lo so. non posso sapere io su di me che cosa provo. Ma, per esempio, mi sono ricordata di tutta una serie di film religiosi. Cioè, i film religiosi fanno una paura terribile. Cioè, non so se voi avete qualche titolo. Cioè, io mi ricordo Marcellino Panevino, ragazzi. Marcellino Panevino, alla fine, cioè, non lo so, c'è una scena che fa proprio paura. Mi ha traumatizzata talmente tanto che io, cioè, è capitato di entrare in chiesa, che mi girassi verso una scultura e tirassi un urlo. Cioè, ecco.
E comunque... cioè, i film a me fanno tanta paura. Cioè... Io sugli esorcismi ho dei problemi. Cioè, okay. Esorcismi. Io dico sempre, anche quando mi chiedono i film horror, che perché anche tu non li hai mai fatti, Letizia. Immagino. Sì, io okay. No, non ho mai fatto. Quello è empatizzare. No? Io comunque pure col cannibalismo ho il pensiero che mi disagia. Anche no, è vero, però se mi ci trovo a contare. No, comunque ci sono tanti film che parlano di situazioni che viviamo normalmente o che comunque potenzialmente potremmo vivere ogni giorno. Io recentemente ho visto il film Il Colibrì, tratto dal romanzo di Veronese, e cioè, anche lì non è che non fa paura come film, quindi non ti dà sensazione di oddio, di pericolo imminente, però dentro di me ho pensato, caspita, ma quanto può essere disagio o quanto dolore può esserci in una vita. Cioè, io lì ho detto, infatti... mamma mia, wow, cioè, wow. Nel modo negativo. Sì. Perché, no, comunque sì. È una riflessione interessante, perché io, come dicevo, a parte che il disagio poi è una sensibilità anche soggettiva, perché appunto c'è, cioè, quello che disagia uno, magari non disagia l'altro, e anche ipoteticamente magari, ecco, è come poi i film normali, in realtà uno a volte dice mi sento più coinvolto perché magari c'è una vicenda che per qualche motivo ti ricorda qualcosa, qualche esperienza personale, quindi anche in positivo, anche di commozione magari perché per la perdita di qualcuno, e ovviamente quando c'è la componente personale provi delle più empatia, e quindi anche in questo caso negativo funziona secondo me la stessa dinamica. Sì. Quindi, esatto. È vero, quindi effettivamente sono andata a ricercare un po' film di questo tipo e ho tirato giù dei titoli molto interessanti. Vai. Ve ne butto là un altro. Vai. Sì, non è, cioè, ci sono delle scene, ve ne dico due. Titanic, cioè di wow. Però io per me... Fiumi di lacrime, però... Però io adoro quando Italia 1 trasmette Titanic, perché per me Titanic termina con la prima giornata, e quindi allo schianto con l'iceberg, e io poi termino. Per me Titanic finisce lì. Cioè io la seconda parte non la guardo, non esiste. Beh, quello capita anche a me spesso di avere dei film che mi mettono, cioè, disagio, diciamo, sono in quella sfera lì, a prescindere dal fatto che siano drammatici o siano la qualunque di genere, però torno a quello che diceva Lorenzo prima, cioè la sensazione di arrivare al punto di speri che non accada, e quindi ti... diciamo, ritagli quel tuo microfilm nel film in cui continui a dire, cioè te lo guardi volentieri ma fino a un certo punto, perché tanto in quella situazione sai che non succede niente e invece speri di non andare oltre ogni volta. A me è successo, esatto, con una serie di La Scuola Cattolica, non so se avete sentito. Ah, sì. Pure quello, sì. Sì, perché molto cru, cioè vedi proprio quello che è successo. Esatto. Brava, vero, quello vero. È l'esempio appunto anche di violenza che appunto ti inquieta. Sì. Vabbè, dopo cito appunto, toccando la che violenza anche sessuale, e oppure i film di Lynch, tu hai messo adesso... Sì, ogni tanto vado a Carosello intanto dietro. I Razer, che abbiamo dietro adesso, lui che ci guarda inquietato, e lui, cioè, questo forse è il mio preferito di Lynch, però in generale... Lynch è un maestro in questo, quindi sicuramente la sua filmografia si potrebbe citare tutta. Io vorrei un attimo leggere un po' i commenti. Sì, leggiamo un po', sì. Allora, beh, Luca ci fa un attimo, Jack, fare due risate, perché dice acque profonde, me contro te, acqua e after, e 365 valgono come film disturbanti. Beh, allora, in realtà... After... Il disagio lo creano, lo sappiamo, e quindi sì. Poi vi dico già, anticipo che After 5, che è uscita appunto il trailer l'altro giorno, faremo un watch party, perché è l'unico modo per guardarlo, quindi ci divertiremo. Bellissimo, bellissimo, grandissima idea. Il problema tecnico ci ha buttati fuori e quindi abbiamo creato un'altra live, ma poi in post-produzione fondiamo le due parti, diventa un video unico. Quindi, ti leggo torniamo... i commenti senza metterli, perché... Allora, Michi diceva l'unico personaggio che mi disturba è Arturo della Casa di Carta, appena lo vedo mi viene il nervoso. Quello è disturbo proprio, tipo quasi assassino, com'è. E poi, aspetta, un intanto film diceva comunque...
Rieccoci, Lorenzo, non nominare mai più After o Aquaman, che è quello. Sì, che è Cataclisma. Jack diceva: un film visto da bambino che mi disturba un sacco, visto nella cameretta da solo di notte, L'esorcista. Quello penso che quello... Sì. È un trauma collettivo. Poi invece una scena che mi ha colpito molto e scioccato, Identità violate, dove Angelina Jolie viene pugnalata con delle forbici sulla pancia incinta. Proprio, cioè, Ne ho anch'io uno del... che tratta di questo tema, così mi inserisco proprio. Vai. Qualche anno fa a Venezia fu presentato questo film, Pieces of a Woman. Bellissimo. Però la prima, parte, la prima parte, la prima parte è dolorosa. Cioè, ho sofferto tantissimo. Di solito quelle scene lì sono quelle in cui vado a rifugiarmi da un'altra parte, poi urlo tipo, ha partorito? Sì, ok, allora questa non mi ricordo se era di mattina, ma io e Lorenzo stavamo in prima fila, cioè dentro allo schermo. Qua. Cioè io almeno ho visto in prima fila. Sì. Poi mi ricordo che abbiamo fatto una live con quelle giornaliere e eravamo la sala lì e si sentivano le grida da dentro, ti ricordi? Durante il video. Appunto, sì. Poi dice Jack, dice, a volte colpisce di più la colonna sonora di una scena disturbante che la scena stessa, non so spiegarlo, se invece la musica si abbina male tutto ne risente anche l'effetto che dovrebbe suscitare, è interessante questo sguardo. Bellissimo. Che è vero, la musica spesso ha proprio la funzione narrativa anche. Ho fatto tipo Arancia Meccanica, si è obbligata a guardarla. Ecco, Michi, bravo, perché io Arancia Meccanica, mo, devo dire, cioè, ecco, io ce l'ho tra i film, cioè, che alcune cose, a parte la violenza loro, che a volte appunto quando, del gruppo, insomma, quando fanno cose, un po' la Funny Games anche, che qualcuno mi aveva detto anche nel, quando ho fatto il box delle domande per questa live su Instagram, e... Però appunto ecco pure quello appunto tenere gli occhi aperti con quelle cose così, cioè un pochino tipo così te lo fa. Cioè, Dario Argento opera, che è uno, tra l'altro, è uno dei miei film preferiti, io l'ho adorato tantissimo, più che altro perché io adoro il modo in cui Dario Argento fa horror, perché lui dice che crea la violenza, racconta la violenza, partendo dal presupposto che tu quella violenza lì l'abbia in qualche modo provata, cioè lui infatti non usa mai pistole, quasi mai, cioè non si vedono quasi mai le armi da fuoco, ma usa sempre coltelli, spilli, cioè cose con cui tutti magari abbiamo provato a tagliarci e quindi a provare quel dolore lì. E quindi c'è una cosa che a me intrippa tantissimo. Infatti, si chiama In causa. Cioè, opera, poi, devo dire che è uno dei miei preferiti. Perché poi si torna sempre lì, anche l'horror, a mio avviso, quando cioè quello più disturbante, quello anche che ti fa semplicemente più paura, è quello più fondato sulla realtà. Cioè i mostroni o le cose fantascientifiche possono essere bei film, ma non ti creano, almeno a me, paura, perché comunque sono cose irreali. E magari da bambino sì, però poi dopo in realtà da adulto meno. Adesso qui diceva, aspetta, diceva Jack, anche portato al cinema la nipotina 14enne a vedere The Ring, il 70% del film dava le spalle allo schermo, gli ho dovuto raccontare a bassa voce cosa succedeva perché era curiosa ma non voleva vedere. Bellissimo. Cioè, quindi questa cosa qua mi ricorda molto me quando ero piccola, il primo La Mummia. Ero molto piccola, che bello. Ero molto piccola, volevo andare assolutamente a vedere questo film, non so perché tra l'altro volessi vederlo, ma tutta la mia famiglia andava a vedere questo film e volevo andarci anch'io. Ho tenuto gli occhi chiusi per quasi tutto il film perché avevo paura. E ci sta. Qui ci dicevano Davide, Antichrist di Lars von Trier, che Lars von Trier diciamo che è un altro, perché pure la casa di Jack non era passeggiata. Forse il peggio che abbia mai visto. Beh, io di Lars von Trier in realtà ho un rapporto veramente d'amore e amore, però con profondo disturbo, con Dancer in the Dark. Anche lì rientra in quei film che non sono minimamente horror, però proprio legandoci anche al discorso che facevamo della musica, c'è una Björk, un tessuto sonoro di Björk che riesce a crearti una dimensione di malessere continuo, costante, che a un certo punto diventa troppo e non sai più come gestirtelo, anche se vuoi continuare a vedere un po' sul tornando alla bambina che vuole stare girata ma vuole sapere, che è anche un po' tutta la chiave che sta dietro l'horror, cioè
ti mostro quello che non vuoi vedere, ma so che puoi vedere in qualche modo. Sì. Esatto. Certo. Tanto, io la butto lì solo. No, ah, ciao Joan, Steven, Coreno, Simeone che ci saluta. Wow, quanti nomi, dici i tuoi film disturbanti intanto. Ti volevo chiedere, ma i commenti che avevi screenshotato di là sono finiti? Okay, sì, poi c'erano altri, non so se tutti, però io mi volevo un attimo solo fare una parentesi a gamba tesa, perché visto che abbiamo parlato di incinte e cose così, e più Lars von Trier, che io butto lì Cronenberg, perché non so se avete visto, è uscita la serie Inseparabili, Dead Ringers, insomma, con Rachel Weisz su Prime Video, che quella pure, insomma, io l'ho finita subito tutta, però è pure un po' intensa. Anche si rifà il suo film, ovviamente. Sì, che si rifà il film, insomma, con Jeremy Irons. E ecco, lì sicuramente c'è il tema della maternità molto, insomma, trattato in modo molto intenso, però sono esplicite, belle e strong, sia le immagini che i dialoghi, cioè il modo anche di esprimersi della doppia protagonista, perché è sempre lei. Però ecco, infatti avevo letto appunto Wilde, che l'aveva definita un'opera d'arte per stomaci forti, perché insomma sono le scene belle intense, anche perché ovviamente quando tocchi pure quell'aspetto dell'aborto, delle cose, insomma, entrano in gioco tante tematiche belle, insomma, di un certo spessore pure emotivo, quindi... Anche perché più, cioè, prima abbiamo citato Lynch come filmografia, che è un po', insomma, disturbante, ma forse ancora di più Cronenberg. Io cito anche l'ultimo, che alcuni l'hanno amato, alcuni odiato, a me è piaciuto tantissimo, Crimes of the Future, non so se l'avete visto, sì. E anche quello ha, insomma, ha delle scene belle, ma in generale più che scene ha proprio il contesto che rappresenta. Diciamo che è un po', secondo me, l'art design, e torno a quello che diceva Erika, sullo stesso un po' stile di Dario Argento, il mostrare ciò con cui sei venuto a contatto. Cronenberg, secondo me, da questo punto di vista, e lo fa da millenni, da Existence, anche all'epoca di cui ha recuperato gran parte della chiave visiva di Crimes, è alla fine nulla ci tocca così tanto a noi, penso, come esseri viventi, come i nostri organi, come l'organico, e nel momento in cui riesci a metterlo costantemente in scena in quella maniera molto viscerale, perché praticamente tutta la chiave ingegneristica che c'è in Crimes of the Future è prettamente biologica, è veramente molto, anche solo guardarlo a me mette un disagio pazzesco. Sì, vero. Io queste cose mi viene anche in mente molti film dell'Olocausto, cioè a me tutti questi film che trattano Marighe, perché so che è successo, mi disturba molto. Tu mi dicevi, sì, infatti mi dicevi pure per esempio Chernobyl, che è sempre comunque una cosa realmente esistita, che rivivere quel periodo, anche ecco, in questo caso, anche se uno non l'ha vissuto direttamente, però comunque ti medesimi un po' in quell'esperienza, insomma, traumatica, quindi ci sta. Perché come dicevamo, appunto, il disagio è empatia in diversi sensi alla fine, quindi è semplicemente che ti arriva forte, poi la strada è in base alla sensibilità umana di ognuno di noi. Io volevo, vai, devi dire qualcosa? No, poi dico altri titoli dopo. Dato che sei tornata con Toni Collette qua dietro con Hereditary, volevo chiedere a tutti voi una cosa un po' recente, cioè nel senso, abbiamo detto che uno, oltre a Nanni Moretti, ci ha portato a questa live anche Boa Paura di Ari Aster, e forse che poi piacciono, ovviamente il suo cinema fa parlare e divide, quindi diciamo che da Hereditary, Midsommar e poi l'ultimo, come anche i cortometraggi, diciamo che esaminano la società, ma soprattutto le sensazioni umane, in una maniera sicuramente disturbante. Quindi credo che sia la voce cinematografica al momento più interessante in questo senso. E quindi, perché io adoro per esempio Eggers, ma non lo definirei troppo disagiante in quanto a... È più folle, secondo me. Sì, cioè io adoro tutti i suoi film, soprattutto l'ultimo, però in generale non lo metterei in queste cerchie. Ma Aster è una voce interessante in questo senso. Quindi, indipendentemente dall'ultimo, in generale, Hereditary, questo qui dietro, Midsommar, tantissimo secondo me, e anche comunque l'ultimo, anche se secondo me è quello, a me è quello che è piaciuto meno, però il disagio lo crea,
chiedere a voi che rapporto avete con Ari Aster, se li avete visti, se vi incuriosiscono diversamente e poi se vi creano disagio. Io sì, nel senso, allora l'ultimo non l'ho visto, ma più che altro è la prima volta che mi faccio fermare dalla critica, perché di solito quando mi innamoro di un regista lo vado a vedere a prescindere, e di lui mi sono innamorato grazie a Hereditary e Midsommar, però con Bau non l'ho visto perché, non lo so, ho sentito un po' puzza, tra virgolette, di mindfuck, ed è un genere da cui dopo un po' mi sono iniziato a discostare, perché ho notato che alla fine quello che mi lasciava era davvero troppo poco rispetto all'investimento che facevo durante la visione della pellicola, però non nego che probabilmente me lo rivedrò, non so se al cinema. Sui precedenti a me piace davvero tantissimo, soprattutto con Midsommar, che l'ho amato, ma non mi ha, cioè sì, ho provato Disturbo, cioè comunque anche con Hereditary riesce a disturbarmi, però sono tante altre cose che mi lascia più positive. Ad esempio, Midsommar mi ha lasciato, dopo la parte disturbante con cui viene a contatto, ad esempio, durante le scene di suicidio, tutto quel delirio che si viene a generare, la scena della condivisione del dolore, l'empatia vista da tutt'altro occhio di camera, diciamo, riesce a portare in scena delle cose veramente straordinarie. E per, non so se l'avete visto, mi ricollego a Midsommar, la serie con Jude Law, The Third Day, che secondo me recupera molte di queste chiavi, veramente molto molto bella, ed è un Midsommar tra virgolette in cinque episodi. Comunque quel tipo di set a me fa impazzire, a me lui piace davvero tanto. Ok. Io invece non mi piace per niente. L'ho conosciuto, l'ho visto due anni fa Midsommar per la prima volta, e a parte che certo non ci ho capito più niente, quindi mi sono proprio detto non so che cosa sto vedendo, e poi appunto non sono riuscita ad andarlo a vedere, però pure in molti mi hanno detto che non hanno capito niente, e quindi per questo ho detto, vabbè, forse lo perderò più avanti. È un regista con cui non ho empatizzato, niente, proprio... Però io vorrei, no, intanto, allora, non l'ho detto prima, scusate, però comunque poi lo diremo, cioè lo mettiamo tutti i riferimenti dei nostri ospiti qui in descrizione, però volevo dire che Roberta è una cacciatrice di set, come dice il suo nickname, e adesso io mi aspetto che tu vai sui luoghi di Midsommar con i tuoi fiori e ti racconti quelle vibrazioni, appunto. No, poi ho scoperto che lo fanno veramente, ovviamente senza la parte suicidio, però quella è veramente una festa che fanno con i fiori. Ma infatti era bellissimo che, cioè, per quel film sono riusciti a scavare nel folklore comunque in una maniera totalmente originale e indovinata. Sì. Io faccio quella, dico di sì e sorrido, perché in realtà non so di cosa voi stiate parlando. Non conosco proprio, cioè mea culpa. Ma, cioè, no, no, ma sei libero. Magari vivi anche meglio, diciamo, perché probabilmente. A proposito dei poi del discorso che faremo alla fine, insomma, perché io secondo me c'ho un po' di riserve, però io parlo perché appunto non sono, se vedete qualche mio video a tema, non sono proprio molto fan, ma più che altro perché, ecco, a me non crea disagio lui, cioè c'è questo effetto che lì dove ho sentito colleghi e amici che magari rimangono un pochino turbati da alcune sue scelte narrative, così a me, cioè io in Midsommar, cioè non lo so, ero piegata in due dalle risate, cioè mi creava dimensione ridicola, non so perché, cioè non percepivo questo aspetto inquietante, ecco. Io quando vedo quelle lì che si abbracciano e urlano con me, cioè con queste litanie così, io purtroppo, cioè, c'ho questo problema che lo percepisco così, quindi veramente, e lì alla fine penso che sia naturale, cioè il regista lì sa che se la gioca, cioè metà persona la riderà, metà invece, meno di metà probabilmente, qualcuno riuscirà a entrare in chiave empatica con quello che vuole comunicare, però ovviamente penso che lo sapesse lui in primis, sì, perché lui ovviamente osa molto in quelle scene e arriva in quella linea sottile tra chi percepisce ironia. Mi ricordo anche in sala proprio l'esperienza di gente che rideva e altri come me invece che vedevano altro, e quindi mi inquietava, però capisco.
Io vorrei però dire... Hereditary invece magari, ecco, mi è piaciuto, è quello un po' che mi è piaciuto di più, che capisco un po', cioè, ecco, a volte anche semplicemente questa scena iconica con Toni Collette che urla, insomma, è un pochino inquietante. Vorrei toccare un altro regista, che dato che abbiamo cercato, trovato uno che io e Letizia un po' ci discostiamo a volte, un altro in cui la lei dei registi sua abbiamo, è quella in assoluto in cui abbiamo più litigato, quindi non vi dico niente, ma poi andatela a recuperare, cioè Gaspar Noè. E quindi Gaspar Noè, ovviamente, per esempio, prima parlavamo di violenza sessuale, proprio lui che volevo citare per Irreversible, quindi bellissimo film secondo me, e quella scena con Monica Bellucci è veramente disturbantissima, cioè io provo veramente sensazioni parecchio pesanti in quella scena lì, ma un po' tutto il suo cinema, da Climax a tutto il resto, e poi in generale anche lui ti disturba fin dai titoli di testa, con le luci, con questi neon, piuttosto che quello che ti vuole dire nei suoi viaggi mentali strambi. A me piace molto come regista, però... No, hai sollevato una cosa che mo chiedo a tutti i presenti e pure a chi ci segue live, che in realtà è questo il succo, cioè per me, cioè a me funziona così, che se un film mi disturba non mi piace. Cioè, nel senso che non dico che bello questo film che mi ha disturbato, cioè, io so già che non lo rivedrò mai più nella mia vita e non mi piace, ecco. Quindi invece tanti invece dicono proprio che, insomma, gli piace quell'effetto lì, magari notano le potenzialità di quella cosa, quindi mi incuriosisce, ecco, confrontarmi con altre persone su questo aspetto qui, cioè, nel senso che mi piace essere disturbato, cioè qualcuno è questo, no, non lo so com'è, sì. Che cosa entra in gioco, no, capito? No, a me sì, e non riesco anch'io a darmi una risposta razionale, però è come mi piace essere scioccato, cioè mi piacciono generalmente... tutto l'intero spettro emotivo mi piace, l'importante è che ci sia, che mi susciti qualcosa. Poi ad esempio invece a me un regista che mi ha portato anche in quel caso sul limite è stato Lantimos con Cervo Sacro, veramente mi ha messo davvero a dura prova, e anche lì mi sono chiesto, mi sono fatto la tua domanda, Letizia, ma io veramente voglio subire questo supplizio ancora per X minuti, e alla fine mi dicevo di sì, perché non riuscivo a spegnere, cioè non potevo interrompere il flusso, diciamo. Però perché a me per esempio l'effetto horror, per dire, è lo spavento, ecco, nel senso l'inquietudine, anche il non dormire perché aver visto un film così, quello è una parte c'è una sorta di divertimento, del sottotesto di divertimento, non so come dire, però ecco, invece il disturbo a me proprio, cioè mi dà fastidio, ecco, mi dà fastidio, non mi intrattiene, non mi diverte, cioè. A me dipende, nel senso che appunto, come ho detto prima, la seconda parte di Titanic per me non esiste, non è mai accaduta, non è mai stata girata, non c'è, quindi non la guardo. Non c'è mai stato l'iceberg. No, esatto, mai. Poi non guardo film religiosi, forse l'ultimo mia mamma me lo fece vedere quando ero tipo alta così. Basta, non ne ho più visto uno per quei motivi lì, però per esempio il Colibrì magari me lo riguarderei, perché è un disturbo che però mi porta, mi pizzica in qualche modo, mi porta magari a farmi delle domande, ma se a me succedesse quella cosa lì come reagirei, cioè è un disturbo che però mi scatena un ragionamento dietro, e quindi la vivo io in maniera diversa. Cioè, se è un disturbo fino a se stesso, perché mi devo fare quel dolore lì? Non lo guardo. Però se è un disturbo che però in qualche modo ti genera una riflessione, sì. Sì, infatti no, che è una cosa che riguarderei. Ecco, un dolore sì. A me subentra una cosa nel senso, non so se... Ecco, Ari Aster comunque sicuramente io dico che abbia bisogno anche di un po' di uno psicologo, Porello, perché cioè, nel senso, comunque c'è qualcosa di che deve affrontare. Una richiesta d'aiuto, quindi. Però nel cortometraggi dei suoi esordi, un cortometraggio era comunque un tema abbastanza che uno per pensarci, cioè appunto non è proprio una cosa, cioè come se io...
cioè una violenza del figlio contro il padre, non il contrario, che magari è più gettonata come cosa. Ecco, io sono quelle cose che tu, io mi dico, ma io stavo meglio senza sapere che esistono queste situazioni nella vita, no? Nel senso, se non ti toccano, cioè la fortuna che non sai nelle tue vicinanze, non hai mai sentito parlare di alcune cose, ecco, forse il film una serie che tocca degli argomenti che tu stavi meglio senza saperli. Ecco, questo mi subentra, cioè dici, ma cioè, avevo bisogno di sapere magari appunto che, questo forse è pure l'idea del serial killer, magari cioè, avevi bisogno di sapere che andava in giro, che magari sta ancora a piede libero uno che faceva i mobili, quelle persone, cioè nel senso, ti vengono un po' di questi pensieri che dici, oddio, ma io non dormo stanotte perché magari cioè, vado all'Eroa Marlene e quello che sta a comprare il sacco di plastica è tipo uno, cioè magari che c'hai nel frigo qualcuno. Cioè, quindi ecco, ci sono queste cose che nella mente magari dici, cioè, forse stavo meglio. Forse è vero, è anche il, cioè, io avevo veramente bisogno di arrivare fino a qui, perché io, poi dipende ognuno come vive il cinema, come vive l'esperienza proprio, certo, con le opere d'arte, anche in senso più ampio. Le opere d'arte sono belle perché in quanto tali ti aiutano a espandere ciò che magari non puoi provare tu personalmente, e quindi il discorso a volte verte anche sul io avevo bisogno veramente di sperimentare un tal livello di dolore, cioè di appropriarmi io di tutta quella situazione che sta venendo messa in scena, che i personaggi hanno vissuto, davvero devo ribaltarla su di me. E a me questo, nonostante anche in quel caso sia riuscito ad andare alla fine del film e quasi non lo rivedrei mai, mi correggo direttamente perché un po' ci penso a volte, ma ogni volta me lo vieto, è La ragazza della porta accanto, è un film del 2007 di, non mi ricordo che regista, però anche in quel caso era un fatto di cronaca realmente accaduto, segregazione di una ragazza che era stata segregata e violentata dal suo gruppo di amici nell'America anni 80, se non erro, stato un fatto di cronaca poi che aveva avuto un certo risalto mediatico. È stata la prima volta in vita mia che un film non riuscivo quasi a continuare a guardare, mi vietavo di continuare a guardare, cioè razionalmente, ma alla fine continuavo a guardare ed ero letteralmente distrutto da quello che vedevo a schermo. E dopo aver visto la fine del film mi sono chiesto, cioè forse non dovevo spingermi fin qui a livello emotivo, perché però nonostante tutto la vedo come un hai superato anche questa, hai un'esperienza in più, wow, tra virgolette, però mi ricordo il dolore che ho provato in quel momento, è stato veramente qualcosa di molto molto forte, quindi dici è molto personale capire se si vuole arrivare a, diciamo, ogni volta superare un pochino sempre più il limite. Ognuno si dà un po' la sua risposta. Dicevo per te, no, che è un po' parente forse col fatto che ne so che uno dopo aver visto lo squalo c'ha paura, magari, cioè prima non ci pensavi magari a fare il bagno che ti poteva arrivare lo squalo. Quelle sono fobie che ti vengono inserite anche appunto. No, volevo fare una domanda secca a tutti, dato che Alessandro toccava il fatto dell'arte, oltre alla settima arte, l'arte in generale. Secondo voi l'arte può tutto se giustificato? Sì. Facciamo un giro. Io do il sì. Ok. Secondo me c'è anche l'arte dei certi paletti che deve seguire. Ok, quindi tu credi ci siano delle censure che bisognerebbe rispettare, insomma. Eh sì, cioè, condannandoci mo mi viene in mente la scuola cattolica. Sì, va bene che vuoi far arrivare, cioè vuoi far sapere a più persone quello che è successo, ma è molto, cioè è crudo proprio perché non so l'avete visto. Sì. Non mi piace, cioè non mi piace neanche, no, per me no. Purtroppo, cioè, più che altro no, scusa, ma aggancio a quello che dici tu perché cioè, io fondamentalmente, cioè senza fare troppi giri di parole, penso che distinto la penso così, nel senso, un po' come Roberta, nel senso che bisogna vedere sempre che alla portata di chi metti l'arte, cioè nel senso che non è che la spiattelli lì perché c'è ovviamente chi ha gli strumenti per interpretarla in un modo e certo, chi la vuole emulare in qualche modo perché gli si apre un mondo per cui non ha lo strumento di difesa, cioè nel senso, quindi è un discorso molto, è per questo che io a volte mi, soprattutto adesso che ci sono le piattaforme streaming, non è che serve andare al cinema per vedere delle cose, quindi se tu censuri il film al cinema è un conto, ma su Netflix o su
su queste piattaforme qui ormai è tutto alla portata di tutti, quindi un conto è se lo vede l'adolescente che appunto non ha gli strumenti, magari il bagaglio culturale per affrontare determinate cose, un conto. Quindi è un po' un argomento sempre molto sensibile. Ma infatti, cioè... allora, per me, scusami Lorenzo se ti... No, no, vai tu. Mi inserisco proprio in questo. Secondo me l'arte può tutto, e anzi deve tutto, ma come diceva appunto Letizia, dato che appunto i giovani ormai su piattaforme streaming si può avere accesso veramente a qualsiasi cosa, mettere i trigger warning, quindi questo prodotto parla di violenza, parla di questo, parla di quest'altro, quindi sappi che se accedi a questo contenuto ti verranno mostrate determinate cose, quindi lo sai già prima, e sta a te poi dire ok, vabbè, lo guardo lo stesso, o magari non lo guardo, o lo guardo fra 20 anni, quando sarò pronta psicologicamente. Questo sicuramente potrebbe essere un filtro che non utilizzo, ma anche al cinema non è una cosa, tipo adesso per forza di cose, cioè il cinema c'è una serie di paletti, quindi se vengono trattati determinati argomenti bisogna mettere il vietato ai minori di... io adesso più che vietato ai minori di metterei il trigger warning. Ok. Io sono stato molto così netto, ma in realtà è solo perché ho capito che devo dare una risposta stringata, ma sono totalmente d'accordo con okay. Erika, immagino con Lorenzo. Cioè, perché comunque è giusto che vengano mostrate, vengano fatte conoscere determinate cose, perché mi vengono in mente appunto il caso del Circeo, del film appunto la Chiesa Cattolica, la scuola cattolica. Tante persone non conoscono la storia, magari si sono avvicinati a questo fatto di storia realmente accaduto grazie a questo film, quindi tante volte cioè, il cinema ti avvicina un po' a questi argomenti che secondo me è giusto che si conoscano. Assolutamente. Si conoscono a più livelli, a più strati, quindi chi magari è già più, mi verrebbe da dire, muscoloso, quindi può sopportare di vedere tutto il film, lo vede tutto, e invece magari chi non ha l'esperienza e la muscolatura per poter andare avanti, di poter accedere comunque a determinati contenuti su più livelli. Sì, corretto. Diciamo che dovrebbe essere il compito della società, cioè l'arte ha il dovere di sperimentare, di andare oltre. La società ha il compito di creare delle scatole in cui inserire le varie cose, e la persona deve essere cosciente di entrare in una scatola o in un'altra, o comunque creare un ecosistema che sia non violento per le persone, cioè nel senso che ognuno poi con i giusti strumenti emotivi, cognitivi di cui è arrivato in possesso deve riuscire a vedere quello che è giusto per lui. Però è lì secondo me il problema. Ovviamente c'è cioè problema tra virgolette, la discussione forte ora che c'è su censura, su tante cose che stiamo vedendo ora, è andare alla fonte, quando in realtà, ovvero l'arte, il prodotto, toccare il prodotto, ovvero l'artista, mentre in realtà la critica dovrebbe essere smossa, e quindi le azioni dovrebbero essere fatte sul secondo passaggio, quindi sul questo a chi lo facciamo vedere e che tipo di strumenti di contorno diamo per giustificarlo, è un po' quello. Sono totalmente d'accordo, ma volevo aggiungere una cosa che forse va a mediare con quello che diceva anche Letizia e che mi trovo spesso a ripetere, che va a monte di tutto, cioè il problema sarebbe, cioè la risoluzione probabilmente sarebbe l'istruzione, quindi istruire lo spettatore, ma istruire le persone, quindi ci vorrebbe, come diciamo spesso, abbiamo detto anche in varie live, l'istruzione a scuola dell'arte, perché sembra che l'arte sia un intrattenimento, ma l'arte è la base dell'umanità, cioè di tutti i tipi d'arte. Quindi se tu istruisci i ragazzini, i bambini, fin dalle scuole, fai vedere cose, ma gliele spieghi, non gli fai vedere dei film a caso, glieli spieghi, lo istruisci ad avere una mente più aperta e più che possa apprendere dall'arte un domani e non la prenda passivamente, o solo se si appassiona di una cosa allora si informa da solo.
se no dopo c'è questo problema. Quindi l'istruzione a monte secondo me sarebbe forse gran parte della soluzione. Anche perché se no, se uno mette l'avvertenza, però tu presupponi che la persona sia abbastanza matura per da capire scegliere, l'avvertenza, cioè, da capire l'avvertenza. In realtà quando sei da ragazzino adolescente, anzi se vedi sesso e violenza, cose così, ah che figo, dai, nel senso è proprio quello il proibito che dici sì. Me lo vedo, perché ovviamente c'è questa reazione qui, non è che poi forse... Lasciamo a parte il da dire che i tempi ultimamente sono cambiati, cioè non sì, ci sono più i giovani della nostra età, diciamo, appunto. Effettivamente facevano quelle che vedevano il proibito, subito lo vado a vedere. Poi adesso sono un pochino più timorosi. Ah, dici? Pensavo peggio, sì. Pensavo che fossero peggio. No, dicevo, no, lasciamo da parte tutto il discorso dei bambini che guardano ovviamente con l'account dei genitori e lì ciao, perché ovviamente i parental control eccetera non si rompe a niente. Ma poi le categorie di Netflix sono bellissime, tipo come fanno il sesso, rock and roll, cose parole proibite, non so. Quello sì, che rimaneva, allora... altra scena che mi ha colpito, un sole enigmista, non ricordo il numero, quando personaggio ex tossica per recuperare la chiave deve gettarsi in una piscina piena di siringhe usate. Ma vero, vero, vero. Sì, vero, me la ricordo benissimo. Beh, un po' un po' tutto. Dopo gli ultimi diventano solo intrattenimento, ma in realtà i primi danno quel disturbo. Di chi parlava? No, stavo parlando io per diciamo smorzare un po' i toni del discorso. Un po' di commenti fa, quindi andando su un po' con la chat, si nomina Fleabag. Infatti, lo stavo leggendo adesso. Okay. Disturbante. Diceva: Fleabag per me è disturbante. Lei fa di tutto per mostrare certi vizi e sbavature che non vorremmo vedere esplicitati sullo schermo. Interessante. Non so se l'avete vista la serie, sì, ma... sì, bellissimo. Vedi che ognuno ha sensibilità personale, questo. Però sì, nel senso è molto ironico, però... No, ma è molto ironico, però effettivamente cioè, certe scene ti spiacciono. Sì, quello forse quello è uno dei casi dell'imprevedibilità, cioè che tu stai su un livello tranquillo e magari ci sono delle cose un pochino... Esatto. Poi, per me Annabelle. Sì, diceva, per me Annabelle è il film più disturbante, ok? Vabbè, le bambole sono sempre... Pensa che io ci lavoro con delle bambole simili, vabbè, più o meno, marionette. Allora, che bello, vabbè, dai, cavolo. Sono un po' più familiari, marionette. Posso dire che... hanno paura. Di notte no, io no, io un pochino mi ci metto tra quelli che le marionette, un pochino di inquietudine gliela pizzica. Posso dire che alcuni film di Tarantino sono forti, scene di sangue, eppure non l'ho mai trovato disturbanti. Sì. Dopo è il modo di metterli in scena, ovviamente. Anche Arancia Meccanica, dicevano, come dicevamo prima. Beh, c'è il gran capolavoro The Human Centipede, sì. Super concordo. Disturbante, esatto. Io sono amico di... Ok, ciao. Ottimo, benvenuto, grande, benvenuto. Grazie allora di essere qua. Metto pure La vita è bella, quando Benigni viene portato via dai nazisti a braccetto, quando non si vede ma si odia il rumore degli spari, l'avrò visto mille volte ma trattengo sempre il fiato. Sì, esatto, è un disturbo sempre di un altro tipo rispetto a quelli che dicevamo, ma sì. Su Gaspar Noè sono dalla parte di Letizia, come nella famosa live dei registi a cui ho avuto il piacere di assistere. Grazie Jack. Sì. Beh, perché c'è sempre l'amore per il disturbo. Pensiamo alle persone che visitano i vari siti gore. Vero. Dipende dal tipo di disturbo che ti dà. Pure a me, visione... versione... questa è la mia versione di Titanic preferita. Giratemela, per favore. Versione Erika. Il Titanic ha attraccato, Jack ha venduto il medaglione e con i soldi... I due sono fuggiti nel Maine dove hanno vissuto con Rose, sposati in una storia tranquilla che sto... Sì, attenzione, che Maine essendo uno dei set preferiti di Stephen King, appunto, come dicevamo prima, io non vado più al mare per colpa dello squalo e devo dire che io, anch'io, sono rimasto traumatizzato da piccolo, anche se è uno dei miei film preferiti, ma ancora adesso io, tutte le volte che vado al largo, un attimo la mente va lì, un attimo. Poi, vabbè, vado lo stesso, però...
Io ho avuto questo problema con Babadook, da piccola, cioè, mamma mia. E l'armadio era un po' brutto. Capisco. Ho paura del buio. Il film che mi ha colpito molto, ho avuto difficoltà a finirlo per la tristezza e sensibilità, ma mi li resti. Ok. Strongo pure quello. Ci può stare mettere i divieti, ma sono contro la censura, cioè non sei obbligato a vederlo, però se una storia deve essere così censurando, lo cambi. Per divieti intendo più altro che le avvertenze, ok. E poi a scuola, se parlavi di istruire i bambini con l'arte, il massimo che hanno fatto è insegnare a suonare il flauto. No, esatto. È disturbante la maggior parte delle volte. Crea dei disturbi veramente, soprattutto i vicini di chi sperimenta. Dovrebbero farlo. Invece quando, quando hai citato i Resered a proposito di suoni disturbanti, cioè non so se l'avete visto, ma c'è quel feto stridulo strano, c'è una creaturina strana che fa un verso che veramente... Si urta il sistema nervoso in una maniera allucinante, e quindi ecco, anche il suono può disturbare in effetti. A me sul suono la cosa che viene più in mente... Vai, scusa. No, prosegui tu perché mi sa che ti stai attaccando al discorso di Letizia. Io stavo sul suono? Andando. Sì, sul suono solamente uno dei suoni più disturbanti che ho trovato, però è un po' a metà tra tema cinematografia e videoludico, della Last of Us, il suono degli, diciamo, del... Sì. I clicker è veramente qualcosa che mi dà un fastidio, e soprattutto sapere come poi l'hanno fatto, come gli è venuto fuori, è una cosa stradivertente. Dici, a volte certi suoni che vengono secondo te dall'inferno vengono fuori semplicemente da delle teste che si mettono a sperimentare perché non sanno che soluzione andare a pescare, e la beccano clamorosamente. Sì, proprio che sensazione dicendo... ti trasmette. Io stavo dicendo il suono, ma anche il non suono. Mi stava venendo in mente Quiet Girl, quindi cioè, quando sei dalla parte di lei e non senti niente. Sì. Angoscia totale. Vero. Sì, mette un po' l'ansia, l'idea di non sentire più. Quindi vero, questa cosa anche in Sound of Metal, cioè comunque sì, esatto. tutte le situazioni in sottrazione molte volte funzionano più che tanti urli o altro. Banalmente anche sull'effetto positivo, anche quando registicamente vuoi sottolineare qualcosa di evidentemente bello, mi viene in mente Interstellar, che è uno di quelli che fa delle parti di silenzio, le parti più... commoventi dal punto di vista visivo, è proprio perché le fa secondare da un silenzio totalmente spaziale. Hai queste navi che stanno lì, che galleggiano nel nulla, nel più completo silenzio. È fantastico. Allora, per non tenervi in ostaggio tutta la notte, vado un attimo a citare una cosa che dicevamo prima, poi arriviamo all'ultima domanda. Allora, intanto volevo un attimo, perché me l'ho segnato, lo adoro come regista e l'ha tirato fuori prima un attimo Alessandro, l'Antimos in generale, vari suoi film mi creano disturbo, da Doctus dei tempi che furono agli ultimi, e comunque lui mette sempre tanto, ecco, a differenza di Aster, che va un po' più, a volte secondo me nell'ultimo film va a essere un po' a servizio della messa in scena, invece l'Antimos ci mette sempre molta poesia, metafore, e riesce a farti riflettere su milioni di argomenti, ma disturbandoti o affascinandoti. La Favorita, mi ricordo, piuttosto che The Lobster, stupendo. Allora, andiamo un attimo su quella cosa che dicevamo, cioè la depressione post-Avatar, cioè vorrei sapere un po' da tutti, la riassumo velocemente, ripeto, se volete poi recuperare il video, ne parlavamo quando è uscita la notizia. Dopo Avatar 2 molte persone si sono ritrovate in questo senso, o meglio, dopo Avatar 1, poi è venuta fuori con Avatar 2, il benessere, diciamo, di entrare in quel mondo, per quanto era stato fatto bene da Cameron, per alcune persone sembra, a volte magari potrebbe sembrare da molti una sciocchezza, invece molte persone hanno provato distacco da quel mondo, quasi appunto una depressione, perché ed è stato riscontrato che non è stato una tantum, ma molti spettatori hanno provato questa sensazione, cioè creare disagio perché pensavano a un mondo idilliaco che era Pandora, e per quanto
il 3D più tutto, tutte le tecniche che Cameron aveva usato nell'uno, ai tempi avevano fatto entrare in questo mondo talmente tanti spettatori che avevano fatto fatica a uscirne, e il distacco li aveva fatti sentire talmente male, sì, gli mancava questo mondo. La cosa si è ripetuta con Avatar 2, poi sappiamo per quanto lui ci tiene anche alla tecnica e tutto, entrarci magari in una proiezione appunto 3D, iSense, quello che vogliamo, sembra proprio di essere lì. E molte persone hanno provato questo. Voi cosa pensate sull'argomento, ma soprattutto avete provato cose del genere, anche non identiche, però sensazioni del genere molto molto ampie nel vostro fisico? Io l'ho provato non con Avatar, ma con Harry Potter. Quando ho visto la fine, quando è finito tutto, che loro salutano da grandi il treno, lì ho distacco. Per lasciare qualcosa, sì, uno stacco. Là veramente io mi sono sentita veramente male, cioè piangere. Sì. Poi magari ci sei cresciuta, cioè io ti dico, ti rispondo con questo tatuaggio. Insomma... quindi ecco, sì, anche è stato quello, secondo me. E quindi veramente ci sono rimasto veramente male, poi anche perché c'è tutta la mia famiglia che la porteria, cioè io ce la famiglia. così, invece con Avatar, sì, bello, bellissimo, mi piace tantissimo Avatar, però so che ecco, è una finzione, come posso dire, anche se i luoghi che gli assomigliano esistono in Cina, se volete. Ah, ecco, vedi tu che hai studiato. E poi hanno fatto anche un parco a tema per questa cosa in America. Sì. Bello. Sì. Poi voi invece volete dire qualcosa a tema? Io ci sto pensando. È veramente difficile perché... allora, mi viene da fare uno spaccato. Forse dal punto di vista di ambiente e dal punto di vista di aggancio emotivo, nel senso, tipo, anch'io direi Harry Potter per la dimensione che crea e soprattutto per l'emozione con cui ti coinvolge e quindi ti porta a essere lì, che forse appunto rispetto ad Avatar è molto diverso, perché Avatar ti affabula un attimino, ti ingaggia, ti rapisce con la tecnica proprio, e quindi con la tecnica, seguendo quel filone, mi verrebbe da dire Godless di Netflix, che è una serie western, che mi ha letteralmente rapito e mi ha fatto sentire in un periodo west ricostruito in maniera molto viscerale, cioè che ti sentivi praticamente lì, in quel periodo storico, completamente all'interno della storia. Invece, tornando sul discorso emotivo, cioè quella storia che ti porta all'interno e non ti fa venire voglia di uscire, io ovviamente vado per deformazione personale su Star Wars, che mi butta dentro nelle storie di questa galassia lontana in cui io ci sguazzo a meraviglie. Ci sta. Sì. Vado io, rispondo io alla vostra domanda. Allora, parto da Avatar, perché allora il primo mi era piaciuto veramente tantissimo, sarà stata la novità comunque, questo 3D veramente immersivo che ho ritrovato ovviamente più potenziato e più strabiliante nel secondo, ma cioè l'ho trovato comunque molto fine a se stesso, molto documentaristico, poca trama, non ci ho trovato grandi cose proprio a livello di sceneggiatura, cioè secondo me la sceneggiatura, io poi vabbè, parto da ex sceneggiatrice per quel poco che ho fatto e ci ho trovato dei buchi di sceneggiatura pazzeschi, e quindi mi sono discostata tanto per quello, perché ho visto comunque tanti buchi, tante lacune su questo, quindi non l'ho vissuta questa cosa del trauma, ecco, chiamiamolo così, del distacco, mentre poi riagganciandoci anche proprio al tema che abbiamo trattato durante tutta la live, vi direi il Trono di Spade. Soprattutto perché è molto legata alla casata Targaryen, cioè non mi aspettavo come andava a finire, lì mi ha traumatizzato tanto e effettivamente questa cosa un po' me la porto ancora dietro, e il nuovo House of Dragons io non sono riuscita a vederlo.
perché è troppo, cioè nel senso l'ho trovato proprio tanto discostante dal Trono di Spade, e ho visto tipo i primi due episodi e poi boh, cioè è lì così. Non so se effettivamente lo riprenderò o no. Mi fai venire in mente una dichiarazione, la butto lì, di un attore, non mi ricordo chi, del Trono di Spade, che poco tempo fa ha detto che non è riuscito ancora a vedere House of the Dragon, perché proprio per il rapporto invece di che un po' citavamo, cioè è talmente stato per anni dentro a quella serie che gli fa male tornarci, quindi non è ancora riuscito a vedere la serie per quel motivo, e lo farà, ha detto, però non mi ricordo bene chi fosse, però l'ha detto. Leggiamo un attimo i commenti, così chiudiamo sì. Con la domanda. Allora, ricordo che trovai molto disturbante da piccolo l'occhio del gatto dell'85. Sì, ok. Suono più disturbante lo stridio sulla lavagna, in quel senso sì. Anche il silenzio prima dello spavento, mi viene il vuoto dentro lo stomaco e do la sensazione di non riuscire a respirare. Ok, poi... perché mi stava facendo... Vedi Pandora? Sì, non riesco a leggere. Ecco, perché Pandora? Vedi Pandora, poi torni a casa e vedi l'isola che non c'è, di Peter Pan e Wendy, e quindi ti viene esatto. Poi, idem con Harry Potter, ma anche il film dei Queen, quindi Bohemian Rhapsody, immagino. Vai tu, cliccali tu, perché non riesco. È rimasto attratto dal film Inception, molto preso, anche perché a volte sono un architetto dei miei sogni e ne sono rimasto affascinato. Quindi non volevi svegliarti. Esatto. Io prima della conclusione do tutto solo come consiglio, visto che sono due film un po' più indie, che magari però che sono abbastanza inquietanti. Uno di quelli che dicevo appunto, che mi crea disagio anche solo vedere le foto, quindi non vi farò vedere la foto, se volete vi andate a cercare su Google. Comunque è un film di Kevin Smith del 2014 che si chiama Tusk, scritto T-U-S-K, con Justin Long, che praticamente è un tipo, che un giornalista che ha un podcast e va a trovare questo marinaio in pensione, e che fa un esperimento su di lui perché non sta tanto bene col cervello e lo trasforma in un tricheco. Cioè adesso, se non vi ho fatto venire un po' la curiosità, è una cosa veramente, sì. Veramente inquietante, quindi ci ho provato adesso un attimo a rivedere la foto, ma adesso vado a vedere la locandina subito. Non lo fare, la locandina è abbastanza indolore, devi mettere una foto di Justin Long trasformato in trigheco che ti suggerisce un certo live disagio. La sto guardando live, così potete vedere. Avete il dovere di vediamo la reaction, penso. Di no. E poi questo ve lo faccio vedere perché è un po' disagiante, un po' minimo, però è del nord Europa, un film Border, non so se qualcuno di voi l'ha visto, che praticamente c'è questa tizia che lavora alla dogana, che ha delle fattezze un pochino animalesche, come, vediamo se riesco a farvi vedere la foto, e è un pochino, diciamo sì, un essere umano misto a... una creatura un po' animalesca, incontra questo anima gemella che praticamente è un altro tizio, sempre un po' con questi lineamenti, e anche nel comportamento, nell'atteggiamento sono molto selvaggi, cioè nel senso vengono molto all'olfatto, ai sensi, insomma come gli animali, insomma, così hanno questo lato un pochino più così, e quindi è una riflessione sul tema del diverso, perché loro comunque vivono in una società, insomma, di oggi, normale, la nostra, in questo villaggio, insomma, comunque è un po' vicino alla natura, nel nord Europa, paesi nordici, freddi e così via, però si trovano tra loro, quindi in realtà c'è questa storia che è molto, per me, disagiante, nel senso come viene sviluppata, perché sono molto animaleschi, molto passionali e molto così, però veramente è un po' disagiante, però è stato, pensate, premiato sia gli Oscar, è stato nominato, scusate, per gli Oscar 2019 per il miglior trucco, perché ovviamente gli attori Porelli non so così, e quindi c'è qualcosa, ed è stato presentato pure a Cannes nella sezione Uncertain Regard, ci sono state delle critiche comunque molto positive, io, cioè, mi ha molto disturbato proprio come l'hanno...
cioè proprio come è sviluppato insomma il loro rapporto così, però appunto sicuramente c'è da leggere qualche, pure qui qualche metafora che qualcuno può piacere, quindi se voi siete curiosi, guarda, potete andare a spulciare. Mi hai conquistato, io me lo sono messo in watchlist immediatamente perché vedendo il trucco è già qualcosa che conquista. Adesso, dai, lo guardi adesso che finirà la live. Ah, diciamo che la domenica tendo a farla finire in maniera un pochino più morbida, visto lunedì. Poi dicevano anche Peaky Blinders e poi dicevano Task, film di cui avevo già sentito parlare. Bene, allora andiamo con l'ultima, la carrellata totale, con l'ultima domanda, se volete rispondete anche in chat. Quindi, al netto di tutto, dopo tutti questi discorsi, abbiamo secondo voi bisogno, ma tornando un attimo all'inizio, cioè non quella giustificata, quella fatta bene di cui abbiamo parlato parecchio, ma della violenza e di quel disagio che però è fine a se stesso, senza che è fatto per l'intrattenimento e che potremmo evitare magari, non lo so, per voi facciamo il giro. No, inizio io, per me no. Non ne abbiamo bisogno perché ne abbiamo già ovunque. Di vederlo anche al cinema magari no, ecco. Anche perché uno va al cinema e sta a campo la spina, poi... io quello infatti l'avevo detto giorni fa che avevo detto questo, in realtà il cinema era, cioè fino a pochi anni fa era sempre vista come una cosa, come una fuga dalla realtà, come se la realtà fosse tutta rosa e fiori, siccome la realtà cioè non è proprio idilliaca, cioè, dipende dai tempi storici secondo me in cui uno vive, che se c'è bisogno appunto di trovare, se, non lo so, questi stimoli. Io dico, schermo. Io invece totalmente contemporaneo, ma sono un fan di Sam Raimi, quindi nel senso si presenta da sola l'idea, nel senso sì, a me piace, ma semplicemente perché vista con col filtro dell'intrattenimento, della spettacolarizzazione, che poi diciamo scavalca direttamente nell'assurdo, ha una chiave di lettura che per persone con i giusti strumenti, diciamo, possono digerirle senza, diciamo, avere dei problemi sociali che potrebbe in realtà, in cui si potrebbe tranquillamente scaturire. Quindi a me piacciono proprio, mi piacciono dei momenti di divertimento, di catar, di sdrammatizzazione, di catarsi, di un sacco di cose, secondo me, per cui hanno il loro senso. Ovviamente non sono i film che prediligo, però mi ritaglio un buon spazio anche per loro. Io penso ad una cosa, cioè se mi viene in mente, pensando a una delle definizioni di cinema, macchina dei sogni, cioè il regista che va a fare questa cosa, cioè il suo sogno è la violenza. io mi sono innamorata del cinema proprio per questo, perché lo vedevo come un sogno, un mondo in cui veramente andare a rifugiarmi e vivere delle esperienze che magari nella mia vita non stavo vivendo, no? Quindi proprio un rifugio, andare in un altro mondo, il pensiero di effettivamente di entrare in un mondo uguale a quello che avevo già. Se non peggio. No. Sì, no, poi diciamo, piccola parentesi, solo per aggiunta al mio... Io per esempio, mi piacciono i film horror, nel senso che era quello che dicevo un po' prima che è venuto fuori il discorso, quindi cioè io sono fan di Tarantino, però... Lo leggo non disturbante, cioè quel tipo di cinema a me diverte, ecco, se vado a vedere il film horror più tradizionale, no? Cioè tu appunto magari citavi Sam Raimi, cioè pure a me piace, però non è che mi disturba, cioè perché ripeto, non, appunto pure se volano arti, se ci sono fiumi di sangue e tutto il resto, è una cosa un po' sottile degli argomenti che trattati e come vengono trattati, che a me magari suscita un effetto diverso, quindi... tutto qui, cioè nel senso, secondo me appunto pure se non è il sogno ma è l'incubo, cioè a me piace lo stesso, però è l'incubo raccontato in un modo piuttosto che un altro, magari fa la differenza. Sì, dipende, poi ci sono sempre situazioni in cui anche fuori dal contesto, diciamo, è serioso, nel contesto ludico, alcune cose sono comunque fuori luogo, cioè nel senso che comunque dovrebbero starci se crei il percorso per arrivare a quello, come quello lo fa Sam Raimi, crea una dimensione da subito autosdrammatizzante e quindi tu lo accetti, tra virgolette, ben volentieri quello che vedi. Se invece cala dal niente in una situazione che non è stata preparata ed è fuori dalla grammatica, cioè è come quando senti una nota stonata, lì non sta bene a prescindere proprio.
Bene, quello che si evince da tutto questo è sempre la bellezza del cinema, che poi sostanzialmente ci fa pensare in maniera tutta diversa uno dall'altro, ci fa preferire cose rispetto ad altre, e il bello è, come abbiamo fatto stasera, il confronto, secondo me, e come sosteniamo sempre in maniera rispettosa ed educata anche quando si è completamente contrastanti nell'opinione. E poi vorrei citare una cosa che mi è venuta in mente. Ma lui ce l'hai detta la tua, io non ho capito. No, è vero. Secondo me bisogna che sia giustificata. Non è che ne abbiamo bisogno, però secondo me, tornando prima, secondo me l'arte può fare tutto, e quindi secondo me se fatta bene ci può stare. Fine a se stessa, come quella che cita Moretti, no. Cioè, in realtà Moretti in questo film mi ha fatto pensare che molti film di oggi sono non è sensata la violenza che mettono in scena, quindi in quel senso no, però ecco, come molti altri che abbiamo citato stasera, per me possono anche farci vivere cose che sono veramente destabilizzanti, però se fatte bene, per me, proprio per tornare al fatto che a me le cose disagianti in realtà danno qualcosa anche quelle, e quindi sì. Per il resto no, dicevo, ho pensato adesso a una cosa, cioè che secondo me la live di stasera torna agli albori del cinema, cioè abbiamo parlato di disagio e di disturbo, e i Lumière ci insegnano che il cinema col treno alla stazione creava proprio quel disagio che faceva scappare la gente dal cinema. Quindi sì, sostanzialmente abbiamo parlato di una cosa che è l'inizio di tutto il cinema. Sì. Leggiamo un attimo i commenti, così chiudiamo. Allora, la violenza e la sensibilità sono cose personali, è difficile dire cosa va bene o no. Inoltre, quello che è illecito oggi, domani potrebbe cambiare, quindi sperimentare è lecito. Sì. Per me alcuni no, alcuni sì, dipende da come sono fatti. Macchina degli incubi. Nightmare, il mostro degli incubi, mi ha insegnato a modificare i miei sogni. Mi accorgo di sognare, a volte affrontando le nostre paure si diventa più forti. Ah, ok, ti impari da quelle cose. Okay. Un pochino, non in modo esagerato, perché già ne sentiamo troppi nei telegiornali e app. Sì, in quello era quello che dicevamo, quindi bene. Quando mi accorgo di sognare. Ok, sempre riferito a quello di prima. Vedi, questi sono gli incubi che piacciono. Esatto. Ma soprattutto la scena del... Con Grogu, tra sogno e... Che combo! Sei nella stessa scaffale. Allora, salutando tutti, io cito anche questo qui qua, sulla maglietta, che di disagio ce ne ha regalati abbastanza anche lui. E, meraviglia. E ne approfitto facendo... E poi se la guardi da vicino ha tutti i suoi film citati, tipo la cravatta è Psycho. Ma pazzesco. L'università, ho studiato un monografico su Hitchcock, quindi proprio potrei fare una lezione. Ponte clamoroso, per dirvi che questa è di Pampling, e quindi se usate momento pubblicità. Esatto, se usate il codice Madrock Cinema avete vari sconti, 20% cashback e calzettini gratis sempre. Poi vabbè, gli altri sconti non vi disturbo oltre, ma sono tutti in descrizione. E mi raccomando, se vi piace quello che facciamo, soprattutto il modo in cui lo facciamo, tipo stasera, per noi è ovviamente essenziale, e per voi gratuito e veloce, il like, l'iscrizione al canale e tutte le altre cose che non vi dico più, perché ve le dico sempre. Detto questo... Prima disturbare di persona. Cioè... Esatto. detto questo, io ringrazio tutti, noi ringraziamo tutti voi che siete venuti intanto in live, grazie. Voi tre. Grazie. Grazie per la serata, per le vostre opinioni e per i confronti. Grazie a voi. E grazie ovviamente a tutta la chat, a tutti i commenti, il coinvolgimento che è sempre il supporto. E ovviamente ricordiamo, come dicevamo prima, che sotto mettiamo i link a tutti i vostri canali vari. E sì, niente, buon disturbo con vari altri film. Andate al cinema, mi raccomando, e alla prossima. E buon lunedì, che è la cosa più disturbante. Esatto, che è vero. Bravo. I veri traumi della vita. Esatto. Buona serata. Grazie a tutti. Buona serata. Ciao.